festa di San Valentino venne istituita nel 496 da Papa Gelasio I per contrastare la celebrazione della Lupercalia, rito pagano promiscuo propiziatorio della fertilità consacrato al dio Lupercus. La scelta della chiesa ricadde sul vescovo Valentino di Interamna, oggi Terni, che era stato martirizzato 200 anni prima. Secondo la leggenda, divenne patrono degli innamorati poiché fu il primo religioso che celebrò l'unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. La pratica, invece, centrata sullo scambio di messaggi d'amore e regali fra innamorati, risale probabilmente all'Alto Medioevo. Se ne trova riferimento nel poema di Geoffrey Chaucer, Il Parlamento degli Uccelli. In particolar modo nei paesi anglosassoni, gli innamorati e le persone legate da affetto si scambiano delle valentine, biglietti d'amore. La valentina più antica sarebbe quella scritta da Carlo d'Orléans alla moglie durante la sua prigionia nella Torre di Londra. Dai primi del Novecento cominciò la produzione di massa di queste cartoline e la diffusione più commerciale della festa. Nel mondo questa giornata verrà festeggiata da una persona su tre. La spesa complessiva supererà i 13 miliardi di dollari. Verranno scambiati oltre 180 milioni di bigliettini e verranno vendute oltre 200 milioni di rose e quasi 60.000 tonnellate di dolci.